Ciao, siamo Vale. Orri. Oggi vi faccio le olive farcite con nasello, a modo mio. Ingredienti per olive farcite con nasello: 600 g di filetto di nasello, una trentina di olive farcite, 100 ml di latte, olio per friggere. 100 g di pan carré, 50 g di parmigiano reggiano, 50 g di farina 00, 50 g di burro, pane grattugiato, 4 uova, sale, pepe e prezzemolo congelato che ho precedentemente preparato. Vi lascio il link della ricetta in descrizione. Ho lavato i filetti di nasello, adesso li faccio saltare 2 o 3 minuti per parte con il burro. Li giriamo dall'altra parte. Metto il sale e il pepe. Saliamo e peppiamo dall'altra parte. Adesso sono dorati. Sono pronti, li spengo. Ci vediamo dopo. Nel frattempo avevo messo a bagno il pan carré con il latte. Adesso schiaccio. Schiacciamo bene. Ora nel mixer inserisco il pesce e il pan carré che ho ammorbidito nel latte. Inizio a frullare. La farcia è pronta. Ho frullato il tutto, adesso metto tutto in una terrina. Ora aggiungo 2 delle 4 uova e sbatto un attimino il parmigiano reggiano, il prezzemolo. Giriamo il tutto intanto. Aggiusto di sale e pepe. Gli diamo una bella girata e la farcia adesso è proprio pronta. Inizio a preparare le olive farcite col nasello. Serriamo l'oliva e la chiudiamo, tipo una polpettina, cercando di farle possibilmente tutte uguali. Inizio a preparare l'impanatura delle olive farcite. Primo passaggio nella farina, nell'uovo e nel pan grattato. Ancora nell'uovo e nel pan grattato. Inizio a friggere le olive farcite. Mettiamo dentro non tantissime perché fermano la cottura delle altre. Quando sono belle dorate le togliamo. Ora sono pronte. Ho finito di friggere, adesso in piatto. Ci vediamo dopo. Queste sono le olive farcite con il nasello fatte a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciute le olive farcite con nasello? Se vi sono piaciute, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!